Noi oggi nell'affrontare questo tema, e qui vi presento il dottor Gori, è psicologo geriatra, il professor Baroni, geriatra, e il professor Betti, che è un docente, oltre ad essere un docente anche il nostro presidente regionale della CESCAO, il dottor Cardoso, psicologo conosciutissimo in città, perché oltre diciamo alla sua professione ha lavorato fino a ieri con il comune di Firenze e con il quartiere 2 in particolare. Gli anziani sono stati sempre ritenuti un attimino un peso per la società, e questo lo sappiamo tutti. Però non possiamo continuare a farlo essere peso verso la società, perché l'anziano è ricco di risorse, è ricco, diciamo così, di idee, è ricco di tante cose che purtroppo non vengono demandate ai giovani, non vengono trasmesse ai giovani. E questo ce ne dispiace, perché non ci può essere un rapporto di una società futura se non c'è una trasmissione della storia di quello che sono stati gli anziani ieri e che sono oggi. I valori morali, i valori sociali, i valori di tradizione sono comunque valori che dovrebbero essere la base del cambiamento sociale, non perderli completamente. Quella funzione che per esempio può avere un nonno del trasmettere dei valori poco considerati dalla società moderna. Però gli anziani per noi sono una grande risorsa per il semplice motivo che veramente danno tanto. E alcune immagini di questo ve lo possono anche confermare, perché noi, il nostro scopo è quello di far sentire bene le persone anziane, perché se noi li facciamo star bene nei centri anziani, facendogli passare quelle 2-3 ore, mezza giornata, un'intera giornata, vivranno meglio, avranno meno acciacchi, peseranno meno nella famiglia e poi anche chiaramente stanno meglio di salute. Quindi, se i politici capissero queste argomentazioni qui, probabilmente si renderebbero conto che gli anziani non sarebbero più un peso, ma sarebbero una grande risorsa e un'economia per il nostro paese, perché spenderemo meno in medicine, in ospedali e così via. Perché facendoli star bene si risparmieranno e stanno meglio loro, stanno meglio tutti. Abbiamo il grande piacere di avere con noi il dottor Gianni Salvatori, che è assessore alla regione Toscana per le politiche sociali. Più rilevante è stato l'intervento per dare assistenza ai anziani non autosufficienti. Abbiamo distribuito alle famiglie toscane interventi per 80 milioni di euro aggiuntivi, senza aumentare di un euro le tasse ai cittadini. È stata una scelta rilevante, ha risposte altrettanto grandi. Dovremo nella prossima legislatura, se saremo confermati alla guida della Regione, confermarla e ampliarla questa scelta, e migliorando non solo i servizi ma anche ampliando gli interventi che dovremo fare nei confronti di tutti quegli anziani che non hanno fortunatamente problemi di non autosufficienza. Allora lei si è quasi impegnato a ricostruire, a cercare di rifondare le basi a questa importantissima componente della intersocialità, dei rapporti fra le persone. Io credo sia l'elemento fondamentale. Noi dobbiamo combattere in maniera vera, strenua, il concetto individualistico del vivere, offrendo che cosa? Un'alternativa vera, che è quella di essere persone, e cioè uomini, donne che vedono nella relazione con l'altro il bene maggiore e fanno dell'idea della responsabilità il cemento su cui fondare questo tipo di rapporti e di relazioni. E questa è l'essenza della solidarietà. Senza di questo no. Dobbiamo ripartire. Io noto che c'è un grande fermento intorno a queste idee, la voglia cioè di ricominciare a rivivere in una modalità che ci consenta di non vedere nell'arricchimento veloce, nel carrierismo, in tutti quei disvalori che oggi hanno impregnato il nostro vivere, il cemento e il futuro, bensì coesione sociale, solidarietà, rapporti veri che si possono riattivare cominciando a fare azioni concrete e anche a riflettere su questo. Quindi questi sono i presupposti per noi, che voi sapete, ne ho sempre detto, perché l'anziano può essere tirato fuori dalla loro abitazione, chi vive solo in particolare, perché chi vive solo ha un solo problema, che isolandosi chiaramente
poi alla solitudine, alla depressione, sono tanti mali che purtroppo a volte diventano irreversibili. Quindi noi vogliamo, invitiamo tutti i centri che sono qui presenti di tirar fuori queste persone che vivono solo e farle partecipare alle attività dei centri anziani, perché sono attività innumerevoli e che possono veramente trascorrere il loro tempo libero insieme ad altri, socializzando e integrandosi così. Sono Claudio Betti, è il presidente regionale toscano di questa meravigliosa associazione Ancescao, che ci onora della sua attività in conforto di tante persone che veramente nell'arco del tempo ne hanno avuto bisogno. La ringraziamo della sua presenza intanto. Sì, sì, io sono pienamente contento e soddisfatto di essere stato invitato a questa mattina a questo convegno, perché ho potuto portare il saluto dei 26.000 associati, di circa 90 centri di aggregazione sociale, dove là all'interno facciamo tante attività in favore soprattutto del mondo degli anziani, per risollevarli dalla solitudine, per dargli ancora anni di vita felici e sereni per quanto possibile. Certamente è senz'altro essenziale e necessario che appunto vi sia questa continuità e che il nostro radicamento per il futuro sia mantenuto attraverso appunto la memoria che i nonni possono portare, e qualcosa stiamo veramente realizzando su quell'idea che ho cercato anche di accennare durante il dibattito di una intergenerazionalità che si sviluppa e trova al suo centro, diciamo, l'esperienza degli anziani. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, i nonni nella famiglia di oggi, è un altro aspetto fondamentale molto importante. Per quale motivo? Perché oggi i nonni non sono detti che sono anziani, ci sono nonni a 50 anni, a 45 e così via. Però molto spesso il nonno cosa fa? Sostituisce la famiglia, che non è giusto, non va bene, perché gli togliamo l'autonomia, gli togliamo il suo tempo libero, e invece noi non vogliamo che accada questo, perché va bene aiutare la famiglia, ma va bene anche non togliere il tempo libero che ha il nonno, perché molto spesso sostituendosi alla famiglia poi accadono i contrasti all'interno della famiglia stessa, perché chiaramente cosa succede? L'educazione poi viene data dal nonno, arriva il genitore, ha un'altra impostazione e quindi nascono i problemi. Questo è un motivo molto importante. Dottor Gore, non ci è sfuggita il suo riferimento ad Ovidio. Dunque, la cultura verrebbe più incontro alla miglior vita della famiglia? Sì, in questo senso qui, per il fatto che il riferimento a Ovidio fa pensare che molti anni fa si diventava vecchi a 30 anni, uno era considerato un vecchio decrepito, ma come anche ha detto l'assessore, se non ho capito male, un minatore di 50 anni, un cavatore di 50 anni è considerato un vegliardo quasi da portare in ospizio. Oggi vediamo e incontriamo frequentemente persone centenarie che guidano la macchina, che viaggiano in treno da sole, che vanno a trovare i loro parenti fuori città e che hanno un'attività mentale molto buona. Quindi, diciamo, è il sapere che oggi il fatto di avere 100 anni non vuol dire essere decaduti, ma vuol dire ancora oggi poter svolgere un'attività funzionale e avere una buona performance fisica e mentale. Dottor Gore, come potrebbe spiegare come si fa ad avere un rapporto ottimale tra anziani e giovani nella società di oggi? Ma certamente per avere un rapporto ottimale ci vorrebbero occasioni di incontro, occasioni di comunicazione, di ascolto, di condivisione e anche sviluppare la possibilità di essere criticati e di capire dalla critica che cosa c'è di giusto e che cosa non c'è di giusto. Quindi un'attività culturale, psicologica di grande rilievo che secondo me, come diceva anche l'assessore, andrebbe sicuramente fatta. Però come fare a risolvere questo problema? Noi diremo al nostro amministratore di creare più servizi, perché se asili nido sono pochi e allora accadono questi problemi, se poi le scuole materne sono poche, possono ricevere pochi bambini, altro problema. Quindi dobbiamo far sì di fare una battaglia democratica, chiaramente,
nei confronti delle varie amministrazioni locali, provinciali e regionali affinché istituiscano nuovi servizi e non fare il servizio che so fino alle ore 16 del pomeriggio, perché è sbagliato anche quello, perché se un lavora in due, come fanno alle 16 andare a prendere i bambini all'asilo nido, alla scuola materna o dovunque sia? È sbagliato, bisogna prolungare l'orario. Allora, spendiamo tanti soldi, spendiamoli bene, cerchiamo di razionalizzare un po' le spese, ma di investire le spese in maniera diversa, creando più servizi e quindi dando la possibilità al nonno di avere il suo tempo libero e alla famiglia di fare i loro doveri. Perché oggi non siamo in grado di dire vai a lavorare tu e non lavoro io e rimango a casa. O si lavora in due o si muore di fame. Questa è la situazione complessiva che si è venuta a creare. Quindi, essendo che si torna a lavorare in due, abbiamo bisogno di più servizi. Avendo più servizi, riusciamo a dare tempo a tempo a tutti quanti. Ecco, professor Baroni, noi la ringraziamo di essere qui con noi e del suo intervento, che è stato estremamente esplicativo per tanti punti. Però volevo chiedere, ma la coesione tra genitori e nonni nell'ambito della famiglia garantisce l'asse culturale a beneficio dei nipoti? Beh, se per coesione si intende la relazione emozionale fra i componenti di un nucleo, è chiaro che contribuisce a creare il background in cui una famiglia cresce e trasmette le informazioni. Non a caso le famiglie che sono caratterizzate da bassa coesione tendono ad avere una maggior conflittualità e un maggior livello di disadattamento nei figli e nei nipoti quando affrontano la scuola e la socializzazione. Hanno difficoltà, per esempio, nell'interagire con i loro coetanei. Quindi la coesione è un elemento importante che perdura anche se la famiglia si frammenta sul piano fisico e può perdurare anche se la famiglia... Beh, questo è un problema perché la ricerca un'altra volta ci mette in evidenza come il trasferimento di valori, di elementi culturali è positivo, no? Nella crescita dei nipoti, mentre invece la semplice quantità di assistenza facilita l'intrusione e non la coesione. Beh, l'accettazione della critica sono fattori culturali collettivi, no? Se noi si comincia a dire che i giovani sono fatti così, i giovani devono andare così, i nonni sono così e ci si affida a stereotipi, ovviamente il punto d'incontro non c'è. Bisogna trovare i valori comuni fra le varie generazioni, perché l'uomo è sempre lo stesso, poi alla fine gli stessi bisogni. Professor Baroni, cosa potremmo salvare del Novecento, del secolo appena trascorso? Ma la natura umana, forse. Presidente Pericone, a conclusione di una splendida giornata, dove certi valori sono stati evidenziati e sottolineati e messi in chiaro, l'Ancescao si dimostra sempre all'altezza dove c'è bisogno di questa realtà, di questa esistenza di un'associazione che non è soltanto un'associazione, è una parte integrante non solo nei confronti degli anziani, ma della società comunque sia. La ringrazio della domanda e voglio precisare una cosa, questo è un primo incontro su questi temi dei nonni e degli anziani, perché esso va approfondito maggiormente, perché oggi abbiamo messo le basi per continuare questo discorso, perché non è solo, si può essere finalizzato alle persone anziane o ai nonni, ma vanno approfonditi tutti quegli aspetti inerenti sempre gli anziani e i nonni a livello sociale a largo raggio, e quindi mi riferisco con questo ai nostri amministratori dei servizi sociali, le nostre assistenti sociali con le quali dobbiamo fare una lunga chiacchierata anche con loro, e così tutto il resto per quanto concerne la società civile e sociale.